La mostra Diario di Acqua, di Terra e di Fuoco, che si inaugura stasera alla Civica Galleria d'Arte Moderna di Monreale, e una personale di Ciro, del maestro Ciro Palumbo, che chiude idealmente un primo ciclo di eventi espositivi che lo hanno visto presente nella prima parte di quest'anno, del 2012, tra gli altri alla Biennale di Venezia, a Torino, a Palazzo Marenco, con una personale dal titolo Chiaro Silente di Luna, ed è contemporaneamente a Monreale, è presente a Ischia con una mostra personale, Il mistero dell'isola. Dicevo che chiude idealmente perché è un punto di arrivo, ma è come sempre anche un punto di partenza, perché gli impegni espositivi del maestro Palumbo riprenderanno poi nell'autunno con una mostra a Brescia, quindi a Perugia, per concludersi con la partecipazione alla Biennale di Palermo, che si terrà a gennaio in tre sedi espositive appunto a Palermo. Questo percorso ha portato l'artista ad allargare i confini, nel senso che è in programma nei prossimi mesi un'apertura verso gli Stati Uniti, e quindi diciamo che supererà i confini nazionali per aprirsi anche alla conoscenza internazionale. La presenza di Ciro Palumbo nella rivista Effetto Arte è prova di un legame che da un po' di tempo si è instaurato con l'artista la torinese. Saputo che Ciro Palumbo sia stato premiato al premio Effetto Arte a gennaio, e da lì è nata una collaborazione di intenti molto, molto bella, molto carica di emozioni e di sentimenti. La mia rivista ha accolto con grande piacere la presenza di questo bravissimo artista, e come da bando di concorso proprio per il vincitore, il numero di luglio-agosto prevedeva la presenza di Ciro Palumbo in copertina. È qualcosa di atipico, di nuovo. Noi abbiamo sempre avuto artisti storicizzati in copertina, a parte il primo anno dedicato ai grandi personaggi dello spettacolo. È quindi una ulteriore prova di un legame artistico con l'artista Ciro Palumbo. Premetto che tra le varie manifestazioni organizzate da editore e quindi da Effetto Arte, ruolo fondamentale lo avrà l'organizzazione quindi della prima Biennale d'Arte Internazionale di Palermo, un evento appunto internazionale, nel quale stiamo cercando di far confluire energie artistiche da tutto quanto il bacino del Mediterraneo ed oltre. Ebbene, Ciro Palumbo avrà un ruolo da protagonista proprio con un evento collaterale, un grande spazio espositivo a Palermo. Dal punto di vista umano, perché ecco, il contesto è, trattandosi di arte, bisogna sottolineare sempre il valore umano, quindi affettivo, che ciascuno di noi può manifestare nei confronti di un artista o nel suo operato, della sua persona. Sottolineo che è un grande piacere lavorare con Ciro Palumbo, perché chi conosce l'artista sa che è una persona iperdisponibile, di una creatività vulcanica, capace di essere presente senza mai quella superbia che spesso caratterizza alcuni suoi colleghi. Ciro è realmente come i suoi dipinti, è affascinante, per certi versi enigmatico, è indubbiamente capace di far meditare, far pensare, grazie a un linguaggio che, come si evince dalla sua pittura, parte da un realismo per sopraggiungere a visioni legate al sogno, al surreale. In qualità di editore non posso far altro che
essere contento, applaudire l'operato di questo artista e proseguire in questo intento proprio di collaborazione. L'incontro con Ciro Palumbo risale a 3 o 4 anni fa, quando visitai il suo studio e fui colpito da questa sua capacità pittorica. Parlare di Ciro Palumbo si parla proprio di colore e di pittura. Ecco la differenza che passa dalla fotografia con la fotografia. La fotografia è semplicemente un mezzo meccanico e il colore è continuato. L'incontro con Ciro Palumbo significa per me la conferma che la tradizione della tavolozza va salvaguardata e ci sono pittori come Palumbo che hanno la dignità, la capacità, la civiltà di continuare questo mestiere che è antico. E quindi dobbiamo ringraziarlo. Ringraziarlo perché è un esempio per tutti quelli che vorrebbero fare pittura e non possono perché sono massacrati tutti i giorni dai media dell'arte che fanno l'apologia di che cosa? Di costruzioni concettuali, di sperimentazioni che durano lo spazio di un mattino. È ora di smetterla di mentire e rivedere la storia dell'arte, rileggere il quadro, amare il quadro e confrontare tutta più Ciro Palumbo con i quadri del passato. E Ciro Palumbo fa anche questo. Ciro Palumbo ha l'intelligenza e l'umiltà, cioè lui studia, verifica, fa un quadro e lo distrugge, sin quando non arriva al top del top. E la mostra, per esempio, di Monreale, no? Dove qui vi state intervistando, è la testimonianza che si trova di fronte a un giovane maestro con radici antiche.